Siamo con Biagio Sano, allenatore della Folgore. Quando manca ormai una settimana all'inizio del campionato, insomma, vi hanno ripescato l'ultimo momento, però sembrate già in palla, no? Per l'inizio della nuova stagione. Ah, insomma, abbiamo lavorato bene e duramente durante la preparazione e abbiamo una squadra discreta, non dovremmo avere problemi a salvarci. Ecco, l'anno scorso il campionato di terza categoria, alla fine siete saliti insomma in tante dei due gironi nuresi. Secondo te come livello la seconda, questo girone, insomma, Baronia e Barbagia, come sarà? Ah, ho sentito di molte squadre che si sono rinforzate, dunque è sicuramente un girone difficile. Poi per noi che siamo praticamente una neopromossa, grazie al ripescaggio, qualche difficoltà in più dovremo averla. Però confidiamo molto nell'apporto dei ragazzi, soprattutto quelli di Mamoiada, perché hanno trovato un bel gruppo sicuramente che ha lavorato prima di me, ha lavorato bene. Se danno continuità nel lavoro, non, ripeto, non dovremo avere difficoltà a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Ecco, a Mamoiada appunto c'è sempre stato un bel vivaio, la squadra è stata per anni anche in prima categoria. Secondo te ci sarebbero le basi, insomma, per costruire magari nell'arco di un paio di stagioni anche un ulteriore salto? Beh, adesso stiamo correndo un po' troppo. Questa è una società giovane, una società nuova che sta lavorando molto bene, soprattutto col settore giovanile. Questa è una cosa importante. E hanno capito già da diversi anni che è importante lavorare e insistere proprio e puntare molto sul settore giovanile e sul prodotto locale, anche perché, ripeto, ci sono tanti ragazzi validi anche a livello, nei livelli più bassi, parlo delle categorie inferiori, cioè giovanissimi, esordienti, primi Certo, calci, certo. cucini, anche perché lavorano molto. È una società che ha puntato molto sul settore giovanile e a mio avviso ha fatto molto molto bene. Tutti i tecnici e gli istruttori che lavorano nel settore giovanile lavorano molto bene, con serietà. Chiaramente i frutti arriveranno da qui a qualche anno, è chiaro. Però, ripeto, anche i ragazzi che ho trovato già nella prima squadra sono dei ragazzi ben avviati, che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di stare in un bel gruppo. Sono ragazzi che si vogliono divertire. Sono molto contento della preparazione che abbiamo fatto perché hanno seguito. E dunque, ripeto, le premesse per far bene ci sono tutte, poi lo sappiamo, è il campo che parla, è inutile Certo. allungarci troppo con i discorsi. Una valutazione sul campionato, secondo te quali saranno le squadre favorite, insomma, per il salto di categoria? Ma guarda, per quello che ci ha detto l'anno scorso, sicuramente l'Union Ventimiglia. Quest'anno ho sentito parlare molto bene della Montalbo, perché è una squadra che si è rinforzata. L'Uniferese per tradizione, anche se la neopromossa è una squadra che sicuramente è una buona intelaiatura. E poi sicuramente ci saranno le sorprese come ogni anno. L'Hollolai, dimenticavo, che comunque è una squadra che ha tanti anni, che ormai gioca in queste categorie, dunque sa come comportarsi. Certo. Tu sei stato un grande difensore, insomma, in questo campionato di seconda categoria, secondo te, ci sono giocatori dietro che possono fare la differenza, magari dare quella solidità alle squadre che serve anche per conquistare i Ma guarda, rispettivi obiettivi? io ti posso parlare della nostra squadra, sinceramente. Non so se hai notato, abbiamo diversi ragazzi, soprattutto in difesa, molto ma molto bravi. Ragazzi che secondo me in questa categoria non ci fanno niente, tipo Nicola De Solis, per esempio, ho avuto il piacere di conoscerlo quest'anno, non lo conoscevo. Delle altre squadre non ti saprei dire, magari fra qualche mese potremo parlare più approfonditamente di queste cose. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Biagio Sanna, ovviamente il grande in bocca al lupo a te per questa esperienza a Mamoiada, in bocca al lupo alla Folgore. È un piacere ritrovare la Folgore nel calcio almeno di seconda categoria. Speriamo veramente che possiate farvi valere, ecco, in questo campionato, in questo girone F di seconda categoria. Grazie, grazie. Grazie.